12 penne nere provenienti da tutta Italia hanno marciato per 173 chilometri in terra russa a distanza di 77 anni dalla ritirata, un viaggio tra ricordi ed emozioni. Diverse le motivazioni che hanno portato i pellegrini a marciare per 6 giorni. Per gli alpini di Monte Grappa Bassano un modo per celebrare il centenario della sezione, per 5 ex commilitoni un ritrovarsi dopo oltre 20 anni dalla Naia, per tutti non dimenticare. È in piena operatività la macchina organizzativa della 93esima adunata nazionale degli alpini che si svolgerà a maggio in Emilia-Romagna. Coprotagonista insieme a Rimini sarà la Repubblica di San Marino. Hanno marciato per 173 chilometri in terra russa, dal fiume Don fino a Nikolaevka, a distanza di 77 anni dalla ritirata. 12 penne nere provenienti da tutta Italia, accompagnate dall'organizzatore de Sulle Orme della Storia, Danilo Dolcini, e dalla guida russa, Alessandro Pulkinov, dal 20 al 26 gennaio hanno marciato più con il cuore che con le gambe. Ci sono dei momenti che tu cammini, senti il rumore della neve, senti il vento nelle orecchie e tu cammini chilometri e continui a camminare, non ti accorgi perché stai bene così, stai bene e pensi tante cose, si pensa alla fortuna che abbiamo noi soprattutto adesso e che non hanno avuto loro. Insieme a Roberto Bettinsoli, Lorenzo Bertagnoli, Gabriele Suttini della sezione Anna Brescia, Cristian Parisi, Gianluca Merio della sezione Bergamo, Andrea Tescaro, Alto Adige, Carlo Cremon, Pordenone, Stefano Bontonin, Paolo Delle Tezze, Raffaele Giobatta Zilio, Massimo Zanetti ed Alessandro Ferraris della sezione Ana Monte Grappa Bassano, insieme al loro presidente Giuseppe Rugolo. Questi ultimi per siglare il 100° anniversario di fondazione della propria sezione, ma ognuno con un pensiero personale nel cuore, come il nonno artigliere del gruppo Vicenza, uno dei pochi tornati a Baita dopo la ritirata di Russia, che spesso raccontava al nipote Roberto un luogo, Quota Pisello, che in questo cammino ha preso forma. Quest'anno c'è stata l'occasione come prima tappa del trekking di andare alla famosa Quota Pisello, che mio nonno mi ha raccontato non spessissimo perché non parlava tanto di quel periodo della sua vita, però quando nominava la ritirata, la guerra di Russia, mi raccontava di Quota Pisello. Questa Quota Pisello si trova a Nova Kalifta, è un piccolo promontorio dove siamo saliti a piedi e ci sono ancora i resti delle trincee, ancora di allora proprio. E io ho avuto l'occasione di andare lì, di entrare in sto trincee e l'emozione era palpabile perché mi ricordo che mio nonno era un ragazzo, aveva 22-23 anni e mi raccontava, quando raccontava piangeva e chissà cosa avrà visto. Luoghi letti sui libri, vite umane perdute che non possono che essere ricordate indistintamente dalla divisa che indossavano. Il nonno in particolare perché va bene, è una questione di sangue, ma anche tutti gli altri ragazzi. Dico questo perché ho un figlio di 20 anni, 21, e quei ragazzi là avevano quell'età lì, sotto un metro di terra ce ne sono parecchi là. C'erano tedeschi, ungheresi, russi, perché ce ne sono anche di loro. E quindi sono tutti da ricordare, secondo me, perché tutti avevano qualcuno a casa che li aspettava. Un viaggio fatto di pensieri, ma anche di racconti, di incontri con la popolazione locale, di gesti semplici, ma carichi di significato. Siamo stati accolti molto bene, secondo me, dagli abitanti del posto. Tanto è vero che c'è stato, a me e anche un altro, c'è stato recapitato una medaglietta, che è questa. E era un simbolo portafortuna che le mamme attaccavano al proprio figlio ai baveri della giacca come portafortuna. Probabilmente questa non ha fatto proprio il suo dovere, il suo lavoro, e questa mi è stata regalata e sono orgoglioso di farla vedere e la terrò sempre come ricordo questa. Tra i 14 partecipanti al cammino in Russia sulle orme della storia, 5 ex commilitoni, Cristian Parisi, Andrea Tescaro, Gianluca Merio, Lorenzo Bertagnoli, Gabriele Suttini. La Naia nel Morbegno, 44esima compagnia, 12esimo scaglione 96. Abbiamo marciato tanto, abbiamo fatto tante esperienze, tante escursioni in montagna insieme, anche dopo il congedo, però aver attraversato villaggi che avevi sempre letto sui libri di storia, sui libri della nostra memorialistica alpina, nomi Opit, Varvarovka, Nova Kalifka, nomi che non ti dicevano niente,
fin quando ci sei passato, fin quando hai capito cosa hanno passato ragazzi come te 77 anni prima, è qualcosa di indescrivibile. Un segno è un qualcosa che ti rimane dentro, è un aver vissuto un qualcosa di molto forte, è stato un camminare insieme a chi è rimasto lì e a chi è ritornato a casa. I passi nella neve, il freddo che taglia la faccia, il vento che fischia, solleva il cappello e imprime sulle medagliette appese la terra nera di Russia. Ma è dentro che cammino scava un solco lungo quel viale di betulle. Io resto qui. Addio. Stanotte mi coprirà la neve. E voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Più va avanti il percorso, più senti questa presenza e più la nostra piccola colonna fatta di 14 persone in molti momenti del trekking si metteva in silenzio e sono sicuro che anche loro hanno sentito questa cosa. Luoghi fino ad ora solo immaginati, visti scritti sui libri, sui muri delle caserme, sulle lapidi, che acquisiscono il loro vero significato. Varvarovka, ad esempio. Per noi Varvarovka era il nome scritto sui muri della caserma, sui muri dell'altra della compagnia, che a 20 anni non facevi caso. A tornarsi a 43, 44, 45 anni in quello che è stata realmente l'ecatombe del nostro battaglione, 23 gennaio del 43, e aver avuto la possibilità di commemorare insieme a tutti i 14, tutti i 15 che eravamo, quella battaglia è stata un'altra emozione molto molto importante. Perché il servizio militare non erano 12 mesi persi. Non era un onere, ma un onore. Noi siamo stati l'ultimo scaglione che abbiamo fatto di 12 mesi. Devo ancora ringraziare la patria per quello che mi ha dato, che mi ha permesso di fare 23 anni fa. Soprattutto come crescita personale, come uomo, come valori, mi ha dato veramente tanto. Penso che sarebbe anche magari un po' il caso di riproporla. Che altri ventenni abbiano la stessa possibilità. Sì. Fare esperienze come il cammino in Russia e tenersele per sé, dicono i partecipanti, sarebbe da egoisti. Serve continuare a ricordare, perché non dimenticare, quello sì, è un dovere. Nel limite della nostra comunicatività, noi ci terremo a divulgare le emozioni che abbiamo provato sulla nostra pelle. Anche nelle scuole. Soprattutto nelle scuole. Parliamo da uomini, da alpini e dai genitori. Portare avanti, divulgare, testimoniare. E se fosse possibile anche altre persone, altri alpini di tutte le età, poter tornare là, perché vale la pena. Riposo! A 3 mesi di distanza dalla 93esima adunata nazionale degli alpini, che si svolgerà in Emilia-Romagna dall'8